Benvenuti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, io come sempre sono AngeloNero83 ed oggi siamo qui con un nuovo video unboxing riguardante una delle migliori, anzi la migliore scheda d'acquisizione attualmente presente sul mercato, ossia l'Elgato HD Pro 60. Ma prima ragazzi vi lascio la sigla che quest'oggi è diversa da quelle che vedete di solito. Sigla! Ok ragazzi, bentornati dopo la sigla, eccoci qui con l'unboxing dell'Elgato HD Pro 60. Eccolo qui, guardate. Questo è lo scatolo ragazzi, molto molto bello, vedete? È color blu e nero. Come potete notare c'è ancora la pellicola, non so se si vede dalla webcam, guardate, c'è ancora la pellicola attorno. Lo sto aprendo insieme a voi per la prima volta. Questo l'ho avuto come regalo di Natale ed è un prodotto che interessa chi ha già o chi vuole aprirsi ovviamente un canale YouTube, perché come vi ho detto prima questa qui è una scheda di acquisizione. Quindi andiamo all'unboxing vero e proprio. Io ora provo a scartarlo. Anzi, siccome il procedimento non è sempre dei più semplici, se non ce la fate, io qui ho trovato al lato, vedete, un punto di apertura, se non ce la fate usate un paio di forbici per aprirlo. Ecco qui. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. È veramente una scheda di acquisizione ottima. Io subito dopo l'unboxing ragazzi farò la recensione, quindi vi invito a vedervi tutto quanto il video, perché nella recensione vi dirò tutte le caratteristiche di questa scheda che sono veramente tante. Ed ecco qui. Ok ragazzi, ho appena tolto la parte plastificata che proteggeva l'involucro. Eccola qui. Allora, questa è la parte frontale dello scatolo, vedete, con il disegno dell'HD Pro e la scritta Perfect Recording, Perfect Streaming. Su questa parte qua non c'è niente, abbiamo solo del cartonato. Qui dietro, ve la avvicino, vedete, vengono spiegate tutte le varie caratteristiche che avete potuto vedere anche nella sigla. Vedete, Facebook, Twitch, YouTube, HDMI, ci sono tutti i login, insomma, perché questa può essere usata poi per mettere video sui social network o su YouTube. E quest'ultima parte, niente, la scritta, vedete, HD 60 Pro, ecco il simbolo dell'Elgato. Ok, andiamo ragazzi al vero e proprio unboxing. Qui sul lato vedete c'è una linguetta che dovete fare una leggera pressione e se ne viene la parte del cartonato che però appoggio qui e questo è quello che c'è all'interno ragazzi. Allora vedete, qui c'è il televisore con un gioco dentro che appunto vi fa capire che è una scheda di acquisizione. Qui dietro non c'è nulla, qui anche e qui anche. Ok, andiamo all'unboxing vero e proprio. Basta, vedete, qui è già aperto, basta fare così ed ecco qui. Questo è quello che trovate all'interno dello scatolo. Questo è come si presenta. Allora, andiamo subito ad aprire togliendo questa parte qui, vediamo. Ah, ecco. Allora, come prima cosa, ragazzi, vi viene dato in dotazione un cavo HDMI. Ecco qui. Questo è già dato in dotazione dall'Elgato, quindi se non ce l'avete non è un problema. Ottima cosa. Questo è al di sotto. Andando all'unboxing vero e proprio, questo è un pezzo metallico che viene inserito quando lo andate a installare nel computer, perché ragazzi questo qui va messo all'interno del computer, poi vi spiegherò meglio all'interno della recensione. E questo poi è la parte, diciamo, che viene messa al di fuori e che si vedrà dal vostro case. Ora vicino, vedete, c'è scritto, ah, ve lo metto al contrario, ve lo giro, vedete, c'è scritto in e out.
Ok, e poggiamo qui. Ed infine abbiamo il pezzo forte, ossia l'elgato, se riesco a prenderlo, ragazzi. Eccolo qua. Vedete, per il resto non c'è più niente. Qui c'è solamente il loghetto dell'elgato e non c'è più nulla. Quindi questo possiamo richiudere. E questo, ragazzi, eccolo qui, guardatelo. Questo è l'elgato HD Pro 60, ragazzi. Ve lo giro perché voi lo state vedendo al contrario. Questo, ragazzi, è l'elgato HD Pro 60. La migliore scheda d'acquisizione attualmente in commercio. Quindi se avete un canale o volete aprire un canale e puntare subito forte, vi consiglio di acquistare questa scheda d'acquisizione. Per aprirla, vedete qui dietro c'è una linguetta messa con un po' di adesivo. Basta comunque fare una leggera pressione e se ne viene, e possiamo estrarre la scheda. Ecco qui, ragazzi, guardate, questa è la parte posteriore. La giro, ecco qui, questa, ragazzi, è la parte posteriore, vedete, con tutti i contatti. Qua è la parte anteriore con la scritta HD 60 Pro e il simbolo dell'elgato. E qui niente, ragazzi, qui sul lato ci sono tutti i contatti che poi vanno inseriti all'interno del vostro PC. Ragazzi, è piccolissima, è maneggevole, è molto molto leggera. Questa è la parte frontale, vedete che è uguale all'altra, solo che questa parte qui non viene poi vista, vedete? Che si mette questo pezzettino qui, poi si mette sopra per coprire quando l'avete montata. Quindi, ragazzi, è veramente veramente piccola, è molto 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 leggera, ma molto leggera, molto. Ok, ragazzi, allora questo è l'unboxing. Ora rimanete sintonizzati sul video perché ora passiamo alla recensione. Quindi ci vediamo fra pochissimo con la recensione dell'elgato HD Pro 60. Ok, ragazzi, eccoci tornati con la recensione dell'elgato HD Pro 60, che consente di registrare e, volendo, montare video delle nostre partite su PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Wii U e PC, e poi potete condividere su YouTube o sui social network, e volendo potete fare anche il live streaming su YouTube Gaming o Twitch, dipende cosa utilizzate, anche se in Italia se lo può permettere soltanto chi magari ha la fibra ottica, quindi con un buoni valori di upload. Per tutto il resto delle persone è un po' un problema, quindi questa è più una cosa che riguarda magari gli altri paesi europei o comunque l'America, eccetera eccetera. Però chi di voi ha la possibilità di fare live stream con questa scheda lo potrà tranquillamente fare. Inoltre dispone anche di un'opzione molto molto utile, si chiama la registrazione passiva, quindi vi consente di registrare le vostre partite fino a un'ora prima anche se non avete spinto il tasto registra. La scheda comunque salverà quello che avete fatto entro un'ora, quindi se per caso vi capita di fare una partita bellissima con molte kill, oppure non so, state giocando a FIFA e fate un gol meraviglioso ma non avevate spinto il tasto registra, grazie all'opzione registrazione passiva comunque potete andare poi nella timeline e catturare quel frangente, quella partita, quel momento, quello spezzone che vi interessa, e poi pubblicarlo direttamente oppure editarlo. Allora, il prezzo di questo elgato HD Pro 60 è di 199,99 euro, quindi 200 euro. Se lo acquistate direttamente sul sito dell'elgato dovete aggiungere anche le spese di spedizione, quindi arriva a costare per la spedizione in Italia sui 207-208 euro. Personalmente vi consiglio l'acquisto invece su Amazon, che ve lo fa pagare 199,99 euro con le spese di spedizione già incluse. Quindi il prezzo non è dei più accessibili, però, ragazzi, credetemi, vale tutti i soldi spesi questa scheda di acquisizione. Allora, l'elgato HD Pro 60 è compatibile con i principali software di editing come Sony Vegas Pro, OBS, XSplit, e inoltre permette di registrare video a 1080p con 60 frame rate per secondo. Ma la novità principale che apporta questa scheda è la più importante, quindi per il quale ogni youtuber secondo me dovrebbe possederla, è la possibilità finalmente di registrare in contemporanea. Quindi non avrete più ritardi nell'audio delle vostre partite e non avrete più problemi di dover ogni volta sincronizzare nei video in fase di editing l'audio con il video. Questa è la novità più importante che apporta questa scheda. Allora, si può fare il commentary mentre si registra e si può aggiungere anche la webcam già prima dell'inizio della registrazione, in maniera tale da trovarla già pronta poi in fase di editing. Ora passiamo alla installazione.
Ora vi spiego come avviene l'installazione del dispositivo, che comunque è molto semplice. Dovete aprire il vostro PC togliendo le viti sulla parte posteriore del case, come state vedendo attualmente nel video che vi sto mostrando. Poi fate scorrere la parte removibile laterale del vostro computer e, una volta fatto questo, dovete svitare una delle fascette removibili che sono situate vicino alla scheda madre, creando così lo spazio per inserire l'Elgato HD Pro 60. E dopo esservi assicurati in maniera molto accurata di averlo inserito correttamente, quindi installato bene all'interno del computer, dovete reinserire nuovamente le viti per fissarlo, chiudere il case e il gioco è fatto. Quindi poi mettete la fascetta che vi ho fatto vedere in fase di unboxing ed è pronto all'utilizzo. Ora passiamo invece ai requisiti che bisogna avere sul proprio PC per far funzionare l'HD Pro 60. Ora, innanzitutto vi serve un Windows 7 minimo Service Pack 1, oppure Windows 8, Windows 8.1 ed è compatibile anche con Windows 10. Per quanto riguarda il processore, serve una CPU Intel Core i5 di seconda generazione che vada dai 2 GHz in su. E invece di RAM servono un 4 GB o di più, quindi questi sono i requisiti minimi. Se invece volete fare il live streaming, vi serve un processore Intel Core di seconda generazione i7, con sempre dai 2 GHz in su. E lo stesso discorso vale per il sistema operativo, ossia dal Windows 7.1 fino al Windows 10. Allora, molti processori realizzati da AMD, se non avete l'Intel, sono comunque compatibili e hanno le stesse caratteristiche dell'Intel, quindi alla pari dell'i5 per fare una registrazione normale o dell'i7 per fare invece un live streaming. Bisogna tenere presente anche che l'Elgato HD Pro 60 non funziona con Mac OS X e non funziona con qualsiasi computer portatile, quindi per avere questa scheda è necessario utilizzarla su un computer fisso. Per quanto riguarda il software Elgato, dovete sapere che non funziona con qualsiasi versione di XP o di Windows Vista, non funziona con qualsiasi versione di Windows RT e non funziona con qualsiasi versione di Linux o con qualsiasi versione del sistema operativo Android. Se volete utilizzare l'HD Pro 60 con console di vecchia generazione, dovete sapere che non dispone di un ingresso video analogico, per cui non riesce a connettersi alla PlayStation 3. Anche perché l'uscita HDMI della PlayStation 3 è protetta da HDCP e quindi non può essere utilizzata. Il discorso cambia se invece volete utilizzarlo con un Xbox 360. Basterà collegare l'Elgato HD Pro 60 tramite HDMI alla Xbox 360 e potrete registrare le vostre partite. Lo stesso discorso vale per Xbox One e anche per la Wii U. Basterà collegare l'Elgato tramite HDMI e il gioco è fatto. Ora, come vi mostrerò in quest'altro video, con la PlayStation 4 il discorso è sì identico, ma c'è un piccolo accorgimento che dovete sapere se non avete mai registrato su PlayStation 4, perché chi ha già provato a fare registrazioni anche con schede Elgato uscite prima di questa saprà già che per far funzionare i video con la PlayStation 4 bisogna modificare il parametro HDCP, come avveniva prima per la PlayStation 3, solo che non avendo l'ingresso analogico sulla PlayStation 3 non si può registrare. Qui invece, avendo l'ingresso HDMI, potete registrare sulla PlayStation 4, ma ricordatevi di andare in sistema, cioè impostazioni sistema, e disattivate l'opzione abilità HDCP. Una volta disabilitata quell'opzione potete poi collegare l'Elgato alla PlayStation 4 e registrare i vostri gameplay. Ok ragazzi, questo è tutto per la recensione dell'Elgato HD Pro 60, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande o curiosità scrivetemelo pure sotto nei commenti, vedrò di rispondervi. Se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete, se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo unboxing, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!